Dal pop al rock, dal rap al folk, fino all'elettronica. È partito il countdown per la 19esima edizione del Mango Music Fest che dal 4 al 9 luglio vedrà la musica tornare protagonista al Prato di Arezzo. Rosa Chemical, Coma Cose, Baustelle, Salmo, Planet Funk, Alan Sorrenti, solo per citare alcuni dei 30 artisti che si esibiranno sul palco del Mango. Festival che cresce nella qualità e nella durata. 19esima edizione che si allarga e si estende a 6 serate. Dal 4 al 9 luglio, il 4, il 5, il 6 e il 9 luglio con ingresso gratuito, il 7 e l'8 ingresso a biglietto molto economici e con pochi biglietti rimasti. La musica è protagonista, però spazio anche al cinema in apertura di festival. Esatto, c'è un'anteprima il 3 luglio all'Arena Eden con un film molto apprezzato dalla critica e dal pubblico che si chiama Margini. Avremo uno degli attori protagonisti, Matteo Crea. Tante le collaborazioni che prendono vita all'interno della kermesse, come quella con gli studenti del liceo Vittoria Colonna che hanno portato avanti il progetto Doggy Bag contro lo spreco di cibo avanzato. Avranno modo questi ragazzi di diffondere questa loro idea all'interno del pubblico del festival, anche dei ristoratori, degli esercenti che saranno presenti. Presenti alle serate anche gli operatori di strada dell'associazione Dog. Per diffondere i messaggi di un divertimento sano senza abusi di nessun tipo all'interno del pubblico del festival. La strada del Mango si incrocia con quella di Jazz on Broadway, spettacolo promosso da Spazio Seme per festeggiare l'Independence Day il prossimo 4 luglio alle 21:15 al Teatro Petrarca. Lo facciamo in luglio finalmente a Petrarca perché finalmente Teatro Petrarca ha l'aria condizionata. Questo ci permette di utilizzarlo anche in estate.